Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con la rubrica Il Fatto. Questa sera parliamo di politica, parliamo delle prossime elezioni regionali del 10 febbraio 2019. Lo facciamo con un ospite che ha deciso di scendere in campo proprio in questi giorni e che è stato nella nostra trasmissione spesso presente, ma in altre vesti, quelle istituzionali. Invece si candida e possiamo usare la didascalia candidato presidente alla regione Abruzzo per questa sfida elettorale invernale, l'esponente che ha guidato il Consiglio Superiore della Magistratura negli ultimi anni, esponente di questo territorio, Giovanni Legnini. Buonasera Legnini. Buonasera a lei, buonasera a chi ci ascolta. Questa è la sua prima uscita, insomma, una trasmissione un po' più di approfondimento da quando ha deciso di raccogliere questo invito dei 162 sindaci, che è un po' la scintilla che ha acceso anche probabilmente l'aspetto emozionale che lei in qualche modo cercava per poter affrontare con l'entusiasmo e con una forza di consenso alle spalle questa scelta. Lei ha detto che però oltre a questi 162 sindaci vuole incontrare in questi giorni tante altre persone prima di definire proprio il varo della sua candidatura, anche i sindaci che non hanno firmato questo appello. Dunque dobbiamo aspettarci un allargamento, qualche new entry a sorpresa nella compagine che la sosterrà? Ma innanzitutto il fatto costituito dall'appello dei sindaci, come è stato detto, è per davvero fuori dall'ordinario. La maggioranza dei sindaci abruzzesi che mi ha chiesto espressamente e pubblicamente di assumere questa decisione e di affrontare questa sfida così impegnativa, così ardua. Si è trattato di una invocazione, quella proveniente dai rappresentanti degli enti locali abruzzesi, che per me è risultata decisiva. Io ho risposto, come lei sa, a questo appello dando la mia disponibilità e dicendo che proprio questo modo così insolito ma molto positivo di chiedere una candidatura, che è chiaramente antitetico alla procedura e ai metodi che in altri campi si stanno seguendo, mi induceva a confrontarmi con loro prima di ufficializzare la mia candidatura all'esito di una decisione che credo sia noto a molti, è stata una decisione sofferta, ma di cui adesso ho definitivamente assunto. E quindi lo farò un confronto, li chiamerò nei prossimi giorni, quando il quadro sarà completo, sia il quadro che riguarda il sostegno, mi auguro il più ampio possibile, alla mia candidatura. Lei mi chiedeva, ci saranno sorprese, ci saranno fatti e nomi molto positivi, di questo io sono assolutamente persuaso, confronto con loro, confronto con chi vuole sostenere questa esperienza, i cui contorni, i cui contenuti saranno nuovi e saranno adeguati alle aspettative di questa regione. Tra i sindaci che ha incontrato, il primo, proprio nella giornata di ieri, quello di Teramo, perché Teramo è una realtà, avendo seguito le ultime elezioni amministrative, che ha un suo rilievo dal punto di vista politico e dal punto di vista anche giornalistico, perché lì è accaduto che c'è stato un risultato in controtendenza rispetto al trend nazionale proprio nei giorni in cui decollava questa esperienza del governo giallo-verde. È un'esperienza che ha dimostrato che vincere si può a prescindere dagli schieramenti tradizionali, anzi anche come è avvenuto per D'Alberto con un passo indietro da parte dei partiti. Cosa vi siete detti nell'incontrarvi e quanto c'è di analogo in questa candidatura? Innanzitutto io mi candido per vincere e per governare e per cambiare questa regione, su questo non ci sono dubbi, non intendo fare testimonianza perché il mio percorso politico e istituzionale è noto. Se mi sono deciso infine a dare questa disponibilità, ad esercitare questa responsabilità, perché voglio far sì che la nostra regione possa guardare avanti, guardare al futuro, volare alto. E il colloquio, il dialogo con il sindaco di Teramo, con Gian Guido D'Alberto e anche con altri amministratori
è stato tutto concentrato su questa aspirazione. Lui, loro ne sono appunto la riprova, come lei diceva, laddove si è verificato un fatto molto significativo, molto rilevante, cioè che movimenti civici, aggregazione, unione di donne e di uomini desiderose di cambiare il corso delle vicende amministrative ed economico-sociali di quella società hanno fatto un passo avanti e i partiti hanno sostenuto, o alcuni partiti hanno sostenuto quel progetto. Quindi lei è pronto ad avere il coraggio del cambiamento rispetto anche agli assetti di una politica tradizionale? Ma è una necessità il cambiamento, io mi candido per cambiare le cose, l'ho detto, per cambiarle in profondità, per riformare in profondità la macchina regionale, per far sì che le istanze molteplici di questa regione, i problemi drammatici, le emergenze di questa regione, il lavoro che manca, la necessità di far crescere le imprese, la società complessivamente, siano adeguatamente rappresentate. Come si può fare? Lo si può fare dentro le logiche di appartenenza? Lo si può fare provando a migliorare l'offerta politica legata ai partiti tradizionali, nel mio caso al PD in particolare o al centro-sinistra in particolare? Io penso che in questo momento storico bisogna fare scelte più nette, più radicali. Bisogna far sì che siano le espressioni, donne e uomini, del mondo del lavoro, dell'impresa, delle professioni, della cultura, del sociale, della sanità, che assumano una responsabilità. Io mi rendo disponibile per questo, e che indicano una via, e solo così si può chiedere, come io chiederò al PD, ai partiti, di sostenere questo sforzo, candidandosi, ma sostenendo questo sforzo di innovazione. Questa è la novità, e non mi si dica che non è una novità, è una grande novità per la nostra regione, e mi auguro che il progetto che ne scaturirà possa essere capace di parlare a ciascuno dei cittadini abruzzesi, ma anche al resto del paese, su come riformare non solo l'istituzione, su come non solo munirsi di un progetto di governo credibile e di cambiamento, ma anche su come si può cambiare la politica, le dinamiche politiche nel nostro paese. Lei del resto ha appena concluso una prestigiosa esperienza ai vertici istituzionali dello Stato e si è astenuto dalla politica attiva. Quali possono essere i vantaggi e gli svantaggi di questo distacco? Lei ha avuto un osservatorio privilegiato dal quale ha visto cambiare questo paese. È difficile per me dirlo, perché appunto ne sono stato diretto protagonista. Per me questa esperienza, quella al vertice del Consiglio Superiore della Magistratura, quale vicario del Capo dello Stato, è stata un'esperienza intensa, importante, indelebile, e non esito a dire che ha cambiato anche me, il mio profilo di impegno istituzionale. Di sicuro quell'esperienza mi porta a dire che io non intendo rinunciare a una mia indipendenza, ad un mio profilo istituzionale, a porsi nella condizione di poter rappresentare tutti o chiunque intenda da me essere rappresentato. Ecco, questo è il valore aggiunto che io voglio portare, insieme al carico di esperienza istituzionale legata anche agli incarichi pregressi, quelli parlamentari e di governo, che io voglio mettere a disposizione del mio popolo. Del resto uno dei temi della campagna elettorale sarà sicuramente quello del rapporto che chi governerà questa regione dovrà avere col governo centrale, che è il governo appunto giallo-verde. Come conta di reagire e soprattutto come crede che gli abruzzesi reagiscano in campagna elettorale a quelle che saranno le iniziative anche su questo territorio di Salvini e Di Maio, e anche all'argomentazione di un effetto filiera che può essere virtuoso per i suoi competitor? Guardi, io sono sempre stato contrario alla filosofia della cosiddetta filiera, quella cioè che da tempi lontani si ritiene essere una necessità per i governi locali e regionali. Non è vero,
Non è vero, l'ho detto anche quando al governo nazionale c'erano forze politiche di centrosinistra omogenee a quelle che aspiravano a governare questa regione. Lo dico adesso, quando al governo, come è noto, vi sono i 5 Stelle e la Lega. Io penso invece che è arrivato il tempo di abbandonare quella cultura, come si può dire, di subordinazione ai livelli politici nazionali, che bisogna dismettere quella attitudine un po' atavica di andare a Roma con il cappello in mano, che bisogna far pesare per intero la forza di questa nostra regione, le sue ragioni, i suoi problemi, e battersi in tutte le sedi, chiunque sia al governo, per trovare le soluzioni. Di esempi ne potrei fare tantissimi, se vuole, se abbiamo il tempo ne parliamo, ma ecco, avremo modo di parlarne. Facciamone uno attuale rispetto a una situazione di queste ore. Ci sono in queste ore i sindaci dell'Abruzzo e del Lazio che stanno protestando ormai da giorni sotto i ministeri, oggi anche hanno cercato di raggiungere il Senato, contro questo caro pedaggi. Dal 1 di gennaio, per gli abruzzesi, per chi lavora su quell'autostrada, aumenteranno automaticamente i pedaggi se non ci sarà qualcosa che deve accadere in queste settimane. Lei come affronterebbe questo tema da Presidente della Regione? Innanzitutto quei sindaci ci rappresentano e a loro deve andare tutto il nostro sostegno. Rappresentano uno dei problemi, una delle emergenze di questa nostra regione. Non è possibile che dopo aver ormai da decenni costruito un'autostrada come quella di cui per fortuna disponiamo, il transito sulla stessa sia sottoposto ad un peso finanziario così insopportabile per gli utenti, per gli automobilisti, per gli autotrasportatori, per chiunque la utilizzi. Non è possibile che un'infrastruttura così importante e decisiva per la mobilità della nostra regione versi in una condizione di insicurezza, lo devono dire gli organi tecnici, necessità di manutenzione straordinaria, è sicuro che è necessaria la manutenzione straordinaria, non è possibile che una regione come la nostra, prevalentemente montuosa, che non ha infrastrutture ferroviarie alternative, non ha infrastrutture viarie alternative con un grado di efficienza elevato, siano sottoposte da un lato appunto a pedaggi così esosi, dall'altro alla necessità di dover frequentemente richiedere, invocare risorse per fare ciò che è obbligatorio fare, mantenere quell'infrastruttura, metterla in sicurezza, ammodernarla, fare in modo che i pedaggi siano simili a quelli di altre tratte autostradali. Quindi quella battaglia va combattuta fino in fondo e l'istituzione regionale deve metterci tutto il suo peso di rappresentanza di un'intera popolazione per ottenere ciò che ci spetta, cioè quello di avere infrastrutture sicure e accessibili per tutti. A proposito di priorità, noi in Rete 8 insieme al Centro nelle scorse settimane ha commissionato un sondaggio a Demopolis e abbiamo fatto una domanda secca dicendo agli abruzzesi: scegliete tra tre priorità, ve ne indichiamo tre, che sono appunto le infrastrutture, la sanità e il lavoro. Qual è la più importante nell'agenda di chi dovrà governare la regione? E la risposta è stata per certi versi anche sorprendente anche rispetto ai temi che invece noi affrontiamo quotidianamente nella nostra attività di cronisti, perché il 51% degli abruzzesi che hanno risposto a quel sondaggio hanno detto la priorità è il lavoro, anche rispetto a temi così rilevanti. Che peso assume nelle sue priorità di governo? Un peso importantissimo, decisivo. Io sono assolutamente convinto, non da oggi, ma ancor più oggi e per il futuro, che il tema del lavoro sia la priorità assoluta. C'è poco da discutere, se non si soddisfa questo che è un diritto fondamentale, primario, consacrato nella nostra Carta Costituzionale, tutto il resto rischia di essere inefficace. Sarà la priorità
il lavoro, far crescere il sistema delle imprese, salvaguardare i livelli occupazionali anche nelle situazioni di crisi, come sta facendo meritoriamente, devo darne atto, il vicepresidente facente funzioni Giovanni Lolli, che sta affrontando con molta determinazione alcune crisi aziendali, favorire un ambiente accogliente per nuove iniziative, sbloccare e creare opportunità di lavoro anche nelle pubbliche amministrazioni, penso al sistema sanitario, insomma munirsi di una strategia per creare, favorire, tutelare il lavoro e il diritto al lavoro. Anche le altre priorità che lei indicava sono assolutamente condivisibili, anzi costituiscono una necessità non più derogabile. Lo stato manutentivo delle nostre strade richiede un ventaglio di risposte e soluzioni urgenti. Vi sono territori che sono in una condizione molto precaria, così come il sistema sanitario regionale ha bisogno di fornire risposte più rapide, più efficaci, passi avanti in alcuni ambiti, in alcuni settori sono stati fatti, ma occorre farne molto di più, e io penso che una delle priorità sia quella dell'abbattimento drastico delle liste d'attesa e sia la capacità di coniugare la qualità del sistema sanitario, le eccellenze nel sistema sanitario con il territorio, la risposta del territorio, la vicinanza, la prossimità ai cittadini che domandano assistenza, che hanno bisogno di interventi a volte urgenti. Bene, soltanto 30 secondi per salutarci e per darci appuntamento, per dare appuntamento agli abruzzesi per la presentazione, diciamo, di questa candidatura in modo ancora più ufficiale. A quando, Legnini, quando ci sarà sostanzialmente anche l'idea di un campo che si sta allargando nel corso dei giorni, ma che comunque avrà un suo contorno più preciso? Fra qualche giorno aspettiamo in via definitiva questa decisione, che non spetta alla regione, è il governo che dovrà pronunciarsi su questo tormentone della data, non data. Per me si può votare quando si vuole, purché si metta nelle condizioni i cittadini abruzzesi di votare, e quando le scelte dei vari protagonisti della scena politica saranno complete, io allora ufficializzerò la mia candidatura nei modi che ho già indicato. Grazie. Grazie Giovanni Legnini, grazie ai nostri telespettatori, appuntamento a domani con la rubrica Il Fatto. Arrivederci.